Voi in quest'altro video ora si manca anche della lista stipulata da parte di Mancini che ha diramato la lista delle convocazioni a destra e a sinistra e pare che tra le novità in assoluto c'è stata del resto erano giocatori già confermati titolari a destra già saputi già ne potevamo immaginare, però ci sono state alcune novità quanto riguarda anche pure il centrocampo, la po' anche perché in porta è stato chiamato Cragno del Cagliari, che è la prima appartenenza che fa nella nazionale italiana. Quello mi arrabbio. Ma poi sicuramente bisogna sempre si gioca perché sta Donnarumma, Perin, Sirigu, Buffon quando lo vengono richiamato proprio qualche volo, quando lo vengono a richiamare, però. Alla fine chiese, poi c'è pure al centrocampo, c'è Zaniolo che praticamente chiese. Questo qua non ha fatto manco una presenza alla Roma, non ha mai giocato che è stato convocato in nazionale, non so come cazzo si spiega, beh poi Barella già ci stava. Poi l'altra novità è Biraghi, grida della Fiorentina, sì. Biraghi, poi c'è la riconferma di Zaza, i Balotelli. Poi l'attacco Belotti, Immobile, Insigne, Verdi, pure Simone Verdi del Napoli è stato chiamato e pure per fare il salto di qualità, ma bisogna sempre vedere come cazzo vengono stipulate le graduatorie, le faccende. Mo' andiamo a fare sta cazzo di National League, ma a noi serve gli europei e il mondiale, dobbiamo ben figurare. Non dico a vincere il mondiale europeo perché sarà una cosa complicata, però il mondiale siamo reduci da tre disastri consecutivi dopo la vittoria del 2006 siamo collezionati solo nel decennio, solo delusioni su delusioni. In Sudafrica siamo usciti a gironi. Come cazzo si fa? Lui ci abbiastemi a tutte le parti. Quello mi arrabbio perché non esiste che è così. 2010 mi chiamava Lippi, siamo richiamati gli stessi. Poi stessa gente, siamo chiamati gli stessi reduci dal 2006 siamo persi. 2014 siamo persi. E poi Europei 2012 ho perso in finale con la Spagna, c'è un po' 4 sberle, però andando ci arrivate, gli europei. Poi è tutto un altro tipo di discorso. Poi 2014 di nuovo ai gironi siamo usciti. E poi agli Europei 2016 siamo usciti ai rigori con la Germania per fare balletti, le cazzate, i pallonetti, cucchiai, Zara e Pelé per fare le cazzate. Però ce la siamo giocata, è stato un ottimo europeo. E poi nel 2018 manca. E poi ai mondiali di Russia manca ci siamo qualificati. Quindi sono tre fallimenti consecutivi. E se somma neanche gli europei, perse le finali. Poi perse i quarti di finale, sono cinque fallimenti totali. Quelli più clamorosi sono i mondiali, ma già mezzi fallimenti sono gli europei perché non puoi in finale più a quattro sberle e perdere i rigori. Quindi è sempre che lei discorso. Comunque, mo vedremo. Speriamo che futuri italiani e calcio italiano si possa rimettere. Mi chiamano ci vado pure che spacco tutto quanto, vinciamo tutto. Cioè, non mi frega un cazzo. Pure se mi chiamano amici, arriva pure che cazzo mi frega a me. Ma bisogna ottenere risultati. Bisogna ottenere che sono sto verso non si va da nessuna parte. Che cazzo, sto calcio italiano mi ha rotto gli coglioni. Allora, bisogna risollevare, bisogna vincere, bisogna stare chiamati Valentini che poi non si affermano che l'altro, Muzzi Barella, sì, pure Emerson Palmieri già sapeva che era un buon giocatore, io pensavo era brasiliano, invece nazionalità italiana, ma alla fine pure Chiesa, Verdi si deve dare fare il salto definitivo di qualità, poi una volta c'era pure Giovinco. Rossi, Mo Pellenz, sa si richiamano, e qua tutto è una casina. E l'unico che la debutta dentro è Mario Balotelli, noi grande, Super Mario Balotelli. È giusto lui in attacco, insieme a Immobile, Zaza, Belotti. Potremmo fare fortuna, bisogna sempre vedere. Comunque ci va al prossimo video, dobbiamo risorgere nel calcio italiano, nel mondiale pure, voi. Scrivetevi sempre alla pagina, che cazzo.